Ciao, toccami. Salve a tutti, io sono Vittorio Bertola, consigliere comunale di Torino. Grazie. Bertola! Vado lì. Vabbè, devo andare là, guardare là. Ditemi cosa sto così. Queste cose le odio perché francamente mi spiace anche dover avere un microfono, capisco che c'è la sala, però era una delle cose che volevo dire, cioè il problema è che ormai anche nel momento siamo arrivati a fare i comizi con i microfoni del palco eccetera e non riusciamo più a fare le riunioni intorno a un cerchio, quindi perché io ripartirei dal discorso che ha fatto Silvana Calcano, che secondo me non è stato ben capito, forse lei non l'ha spiegato bene, però per chi c'era diciamo nel 2008, in quelli lì, è il discorso fondamentale ed è credo lo si sia veramente un po' perso di vista, cioè il partecipare alle elezioni, il prendere i voti, andare al governo è sicuramente una cosa importante, ma non è e non deve diventare il fine del Movimento 5 Stelle. Il fine del Movimento 5 Stelle è cambiare l'Italia, è cambiare la testa del paese, perché non è creare un nuovo partito che sia meglio dei partiti vecchi e li sostituisca, ma è creare un nuovo modo di fare politica, di rapportare i cittadini col bene comune e con le istituzioni. Arrivare a governare è un mezzo per arrivare lì, perché se invece arrivare a governare diventa un fine, succede quello che è successo nell'ultimo anno e mezzo, in cui si fa una comunicazione piena di scorciatoie, semplificazioni, slogan, clicca qui, incredibile, guarda, eccetera, piena di video con tizio parlamentare, distrugge il PD, con un linguaggio tra l'altro aggressivo, violento, che a me non piace per niente, perché noi la rabbia la dovremmo incanalare. Noi non siamo mai stati e non saremo, credo, un movimento violento, purtroppo così facciamo il gioco di quelli che lo vogliono dire. Però noi la rabbia la dobbiamo incanalare e trasformare in proposta, e trasformare in inclusione, e non soffiare sulla rabbia e cercare di aizzarla. E purtroppo, secondo me, questa è una cosa che magari anche senza rendercene conto, il Movimento 5 Stelle nell'ultimo periodo ha anche fatto. E per questo che, secondo me, ai parlamentari chiederei una riflessione anche su questi temi, perché probabilmente questo è diverso da zona a zona, da parlamentare a parlamentare, non si può generalizzare, eccetera. Però effettivamente in questo anno e mezzo io ho avuto la sensazione che siate voi che vi siete isolati in un certo senso. Io ho avuto la sensazione spesso di essere trattato da pubblico e non da cittadino attivo, di essere trattato come esecutore sul territorio di cose che hanno deciso a Roma, per cui mi arriva una mail 4 giorni prima dicendo: noi parlamentari abbiamo organizzato una serata nella tua città, mi raccomando, riempi la sala che non ci devono essere i vuoti, porta la gente. Non è quello il rapporto uno a uno, pari a pari, che ci si aspetta tra il portavoce e noi. Purtroppo questo però portato avanti anche da tanti attivisti, specie dell'ultima ora, il cui obiettivo è farsi il selfie col parlamentare e non è essere un cittadino attivo. Allora per questo dico che noi dobbiamo riprendere in mano il discorso culturale, cioè anche alle persone che sono arrivate negli ultimi 2 anni e forse non hanno ben capito, mai sentito questo discorso. Dobbiamo far capire che l'obiettivo non è farsi il selfie con un Di Battista, che è una bravissima persona, è tanto bello e tutto quello che volete, ma il nostro obiettivo è diventare tutti cittadini più informati, più attivi, per poter prendere in mano il nostro futuro direttamente, essere tutti rappresentati nelle istituzioni. L'altra cosa che volevo dire è una questione di regole. Allora, storicamente c'è sempre stata una grande allergia alle regole nel movimento, perché si diceva: ah, con le regole diventiamo un partito. La mia sensazione è che stiamo diventando un partito proprio perché non abbiamo delle regole, o abbiamo delle regole che cambiano di volta in volta e vengono interpretate. Per cui è proprio nell'assenza di regole che, come diceva anche la consigliera siciliana, il più carismatico vince, o semplicemente si possono modificare le cose. E si creano di fatto, non sono i vostri territori, ma da noi è successo così, si creano delle gerarchie informali, ma molto presenti, spesso aiutate poi dal crearsi delle, magari, di cordate, per cui magari c'è un eletto che viene eletto da una parte, poi sfrutta la sua visibilità per dire alle prossime elezioni votate il mio amico, e lui viene eletto anche quello, poi quello prende uno come staffista, fa 2 anni da staffista, poi lo staffista viene candidato, con gli altri che lo sostengono, diventa magari parlamentare, e prende un'altra persona come staffista, che il giro dopo viene candidato come consigliere, e le persone cominciano a fare questi giri, per cui oggi sono... Ma io non faccio nomi, perché credo che non sia solo un problema piemontese, poi mi spiace perché poi, tra l'altro, questa cosa è difficile... Viene preso sul piano personale, non è un attacco personale, queste persone che magari sono bravissime, sono addetti al movimento, sono ottimi portavoce, nessuno lo mette in dubbio, però è un problema di sistema, perché con questo meccanismo ci sono persone che magari oggi sono staffiste, fanno 3 anni a staffisti, poi fanno 5 anni di eletti, poi fanno 5 anni a staffista, poi fanno gli altri 5 anni del secondo mandato e stanno in politica 20 anni, 25 anni, che è esattamente l'opposto di quello che noi volevamo fare, quindi forse noi, anzi, più che 2 mandati magari uno solo sarebbe già sufficiente, però dovremmo cercare di garantire il ricambio dei politici nelle istituzioni. Ma questo era solo un esempio, però io credo che ci sia la necessità di discutere regole per garantire che non ci siano delle deviazioni all'italiana, che sono tipiche purtroppo del nostro paese, quando c'è un minimo, un briciolo di potere che tira fuori spesso purtroppo anche tra noi il peggio delle persone, la cattiveria, l'invidia e così via. Per cui io veramente vorrei capire, direttorio o non direttorio, come è stato scelto non mi è piaciuto tanto, però se questi sono qui per lavorare positivamente,
possiamo parlargli e discutere anche di questa roba? Come facciamo a discutere con loro e capire come possiamo eventualmente modificare i nostri modi di lavorare per risolvere il problema di isolamento e comunicazione tra noi parlamentari, i problemi che ci sono ogni volta che c'è da fare delle candidature, e in tutta Italia, in tutti i posti, si continua a litigare da 5 anni sulle stesse cose, ogni volta per ripensare dall'inizio a come si fa a scegliere i candidati, con tutti che si ammazzano sempre sugli stessi problemi. Cioè, scegliamo una volta per tutte dei principi che garantiscono tutti, li codifichiamo e quelle sono le regole e smettiamo di litigare. Credo che probabilmente se mettessimo un po' d'ordine in questo caos risolveremmo tanti problemi, litigheremmo di meno e saremmo tutti molto più uniti e molto più forti. Grazie.